Abbonati e vedrai video senza pubblicità. Buona visione. Ciao e bentornato sul mio canale rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli, che è collegato al canale YouTube Blue Voice Live e al gruppo Facebook Alla ricerca dell'agnosi, al quale potete chiedere liberamente l'iscrizione. Oggi torno con un libello del 1942, che è stato scritto da Cesare Boccoleri, un arcivescovo di Modena. Il titolo è Rivincite divine, è molto molto interessante, è quello che nella cultura orientale potrebbe definirsi karma, conoscenza di azione e reazione, le leggi fondamentali di questo universo. E io vorrei, leggendo questo libro, piccolo libro, ma molto intenso e profondo, che ne venisse colta l'essenza esoterica e non quella prettamente e profanamente religiosa o cattolica. Entriamo nel cristianesimo puro e cerchiamo di cogliere quello che realmente questo arcivescovo ha tentato, con parole magari cattoliche, di trasmetterci. Iniziamo con una prefazione del perché ha deciso di stampare questo testo. Lui dice: tutte le temporanee prevalenze del male, vere o apparenti, preparano una rivincita divina. La esige l'onore di Dio, il quale ha detto: io non lascerò violare la mia gloria. La storia è il racconto delle rivendicazioni divine avvenute nel tempo, in attesa di quella dell'eternità. Alle divine rivincite noi dobbiamo dare un omaggio di pentimento delle colpe che hanno provocato la divina giustizia e un contributo di cordiale cooperazione. La lettura di queste pagine ci rassicurerà sugli interventi di potenza e di misericordia del Signore, mentre l'urto del bene e del male che oggi fa tremare insieme con la terra la nostra fiducia, chiama in linea tutti i gregari dell'esercito di Gesù Cristo e di quello dei suoi nemici per una lotta aspra e decisiva. Era il 1942, quindi in piena Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, viviamo tra le raffiche della spaventosa tormenta di fuoco e di sangue che travolge il mondo, sorretti dalla speranza di vedere, presto o tardi, ristabilito tra gli uomini il regno della giustizia, la quale è il legame del mondo, la pace delle nazioni, il sostegno della patria, la salvaguardia del popolo, la forza di un paese, e merita quindi di essere riconquistata con immani sacrifici individuali e collettivi. Le ingiustizie imposte alle nazioni dalla forza delle armi generano a breve o lunga scadenza le incontenibili rivolte delle nazioni vittime. E il Trattato di Versaglia, definito di recente la più grande ingiustizia della storia, ha fatto esclamare profeticamente a Benedetto XV: hanno decretato una nuova guerra. Oggi la profezia si avvera tragicamente e noi aneliamo all'avvento di una giustizia sociale che compensi il sangue e gli strazi della guerra. Affidiamo le nostre speranze al valore dei soldati, alla saggezza dei capi, ma dobbiamo innalzarci a visioni soprannaturali e propiziare l'intervento divino, persuasi che la giustizia vera e duratura
non ritornerà dal suo divino rifugio se non per le vie preparate dal nostro sacrificio. Non potrà essere contemplata e assicurata che dall'amore. Anche dopo le auspicate vittorie, il suo dominio non si ristabilirà tra gli uomini se prima essi non faranno pace con Dio. Il mondo del peccato è in lotta con lui. Ne ha disprezzato i benefici e violati i patti di amicizia. Anche oggi, come ai tempi del profeta Isaia, la terra è infettata dai suoi abitatori perché si hanno violato le leggi, cangiato il diritto e rotta l'alleanza eterna. Le nostre colpevoli deviazioni dal soprannaturale hanno spostato l'asse del mondo spirituale e materiale e la divina macchina rovinata dall'uomo stride, traballa e in convulsione come un astro fuori della propria orbita. Siamo alla catastrofe finale? No, ci ha detto il Santo Padre Pio XII e ne siamo convinti. Indubbiamente, dopo che gli uomini avranno provato ancora una volta e fino ai limiti estremi del sopportabile, quanta malvagità ed amarezza c'è nell'aver abbandonato il Signore Dio, e lo chiameranno con le ultime voci della speranza, egli discenderà tra le stragi e le rovine per offrire la sua onnipotenza al lavoro di riedificazione umana. E dove abbondò la colpa, sovrabbonderà la grazia. Le parole d'ordine di San Benedetto, nelle tormentose vicende dei suoi tempi, spem suam in deum committere et de dei misericordia nunquam desperare, riporre la propria speranza nel Signore e non disperare mai della divina misericordia, lo deve essere anche per i cristiani di oggi. Ma le generose amnistie ed alleanze del divino offeso hanno una necessaria premessa, una condizione imposta dalla natura delle cose e dalla volontà del Signore. Penitentiam agite, diceva Matteo, l'apostolo. Fate penitenza. Senza il mea culpa dei popoli non discenderà dal cielo il perdono e la pace vera non allieterà il mondo. Senza le lacrime del pentimento non cesserà il pianto della desolazione. Gli uomini soffrono perché non amano e non conoscono. E se davvero si vuole, come hanno scritto una filosofia ed una prassi nelle quali siano chiaramente espresse la condizione umana e la via di liberazione più diretta possibile dall'ingiustizia e dal dolore che ogni giorno fra gli uomini si perpetuano, bisogna dare alla ricostruzione un fondamento divino, riafferrarci all'eterno per restare in piedi nelle scosse violente dell'inevitabile dramma umano. Il Santo Padre Pio XII ce ne ha indicato e offerto il modo, e noi dobbiamo prolungare, anzi perpetuare, le ore del Getsemani alle quali ha chiamato il mondo nel 24 novembre di 2 anni or sono, 40, per unire nella cattolicità del pentimento e dell'espiazione le menti e i cuori di tutti coloro che sanno sperare, perché credono nella bontà e onnipotenza divina. E sono convinti che il cielo risponderà placato al miserere della nostra penitenza, necessaria all'invocata riconciliazione.
Dunque Dio ci vuole in ginocchio, nella polvere. Ci vuole umiliati, ma non avviliti, né schiacciati, non è un tiranno. L'egoismo che ci fa ribelli, ci abbatte e ci disonora. La penitenza ci ravviva e ci nobilita. Simpius egerit penitentiam, viva vivet et non morietur. Ezechiele. Perché non è rinuncia di imbelli o viltà, ma una virtù, un atto libero della volontà, che tenta di spezzare i legami dell'egoismo per lanciarsi al ritorno verso Dio. È uno sforzo di liberazione che ha certezza di riuscita nella parola dell'offeso. Convertitemi a me ed io mi convertirò a voi. Cammino di volontario ritorno con piedi sanguinanti, ma con la fronte nella luce festosa di un'alba di resurrezione, col capo umiliato dalla cenere e col cilicio alle reni, con gli occhi in lacrime, ma con una fiaccola salvatrice in pugno. Prima della caduta, l'uomo potenziato dalla grazia si innalzava a Dio nella gioia dell'innocenza e dell'amore, perché tendeva spontaneamente a lui, come la fiamma all'alto. Ora sale a stento col peso delle sue tristezze, dei suoi disinganni e dei suoi pianti, perché è divenuto peccatore. Il peccato è l'annientamento di questa singolare forza di elevazione spontanea, è l'incatenamento di Prometeo alla rupe del suo martirio. I nostri piedi s'affondano nel fango e Gesù percorre un'eterea via di luce. Come incontrarci? Togliendo il disordine, l'ostacolo costituiti dal peccato, attuando il programma di Giovanni Battista, fate penitenza. La riconciliazione tra Dio e l'uomo esige un'azione concorde di Lui che perdona e dell'uomo che per la divina grazia si dispone al perdono con la penitenza. Pentirsi equivale a dolersi di ciò che prima si è fatto e quindi la penitenza è penosa passione che si effonde in pianto. Ma se la penitenza lacrima sui peccati trascorsi e dà un velo di tristezza al volto e all'anima, quale passione dell'appetito sensitivo è soprattutto un atto della volontà che elegge il bene e perciò è virtù o atto di virtù. Anzi, secondo San Tommaso, è una speciale virtù, avendo una particolare ragione di atto lodevole nell'adoperarsi alla distruzione del peccato commesso, in quanto è offesa di Dio. Il che non si attua con la sola cessazione dell'offesa, ma con un compenso offerto al Signore, secondo le possibilità nostre e per i meriti di Gesù Cristo. Ecco perché la virtù della penitenza è una specie di giustizia. Sant'Agostino diceva, è quasi una vendetta di chi si pente, col punire sempre in sé ciò che ha commesso. E far vendetta è opera di giustizia, che peraltro non è solo vendicativa e ci obbliga a restituire il mal tolto. Restituire a Dio? Chi può avergli sottratto ciò che è suo? Egli è l'intaccabile, il sicuro per natura, ma anche il solo tentativo di sottrarre ciò che gli appartiene,
è per parte nostra un delitto. Ed è estremamente vero che il peccatore, per quanto è da lui, sopprime l'Iddio e lo offende e lo disonora, negandogli il debito culto e posponendolo ad un po' di orzo e ad un frammento di pane, o peggio, al suo nemico, il demonio. È una sfida all'onore di Dio. Vero furto di quella gloria esterna che è inalienabile diritto del Signore. Isaia diceva, scrisse, io non cederò ad altri la mia gloria. Così si afferma questa divina intransigenza, la quale esige che dopo i furti del peccato si restituisca a Dio ciò che è di Dio. E ciò avviene per mezzo della penitenza, virtù soprannaturale connessa con la giustizia, che inclina il peccatore a detestare il peccato perché è offesa di Dio e a prendere la ferma risoluzione di schivarlo per l'avvenire e di ripararlo. Virtù tanto necessaria che, scrisse Luca, se non farete penitenza, ha detto il Signore, perirete tutti. È dunque un doveroso atto di giustizia dell'uomo colpevole che ritorna a Dio e che dee indignazione fungitur tiene il posto della divina vendetta, come si esprime vigorosamente Tertulliano nel De Penitent. Può intervenire una conversione prima che tutto sia consumato nell'inferno, ma finché l'uomo viatore è di fronte a Dio in stato di oltraggio, la giustizia divina non può acquietarsi. Vediamo se riesco a leggervi altre due righe. Chi può comprendere la malizia del peccato? Domanda il salmista. Per un mistero di degnazione, Dio non ci nega la facoltà di offenderlo con una rivolta anarchica contro l'ordine voluto da Lui. Le nostre colpe hanno rotto l'armonia di purezza, di amore, di felicità tra Dio e l'uomo. Hanno portato dalla terra al cielo un tentativo di spodestare Dio, l'ingiuria invece dell'adorazione, la bestemmia invece della lode. Non solo sono un'insurrezione contro i diritti di Dio, ma un abuso spavaldo dei suoi benefici. Servire me fecisti in peccatis tuis. Onde il peccato, nota Bossuet, si oppone più alla santità di Dio che il nulla alla sua grandezza. È mostruosità di ingratitudine e di insapienza l'aver tolto il contatto dell'anima con la sorgente che la vivificava per farne il ricovero delle tenebre della morte, l'essersi gloriati di un'autonomia assoluta, l'aver concesso alle passioni tumultuanti un predominio fatale e contribuito all'invasione dell'anarchia spirituale, deviando le nostre forze dalle finalità divine, per cui il peccato ha in sé tutti gli elementi dell'inferno. L'uomo che doveva essere spirituale fin nella carne è divenuto carnale fin nella mente. Dopo Satana è il più grande e infelice rinunciatario. Per il dualismo delle forze immanenti in noi, per l'opprimente patologica tara ereditata dai nostri progenitori, in onta agli sforzi della grazia, la traviata libertà umana ha fatto della storia dei popoli un romanzo giallo di iniquità
inverosimile ma storico, ricco di una tale varietà di episodi e con una tale monotonia di perfidia da spaventarne l'inferno. Lo sanno bene i sacerdoti, che hanno la confidenza di tante anime e la custodiscono con santa gelosia. Eppure, soltanto qualche onda dell'oceano del male giunge ai loro piedi, mentre la grande marea del peccato invade le piazze, i negozi, le officine, le alcove, i teatri e sfiora appena i confessionali ove siede il perdono. Il peccato purtroppo ha anche in noi, anche nel fondo delle coscienze oneste, un dominio che sembra inviolabile. San Giovanni lo afferma decisamente. Se diremo di non aver peccato, inganniamo noi stessi, mentendo. Basterebbe alla giusta vendetta che mancasse all'uomo il sostegno della mano e del cuore di Dio, e sulla catastrofe dell'audacia umana si potrebbe ripetere la condanna del profeta al popolo di Israele. Perdizio tua ex te, tu hai voluto la tua perdizione. Non hanno il timore di Dio, ignorano le vie della pace. La sorgente del castigo, dunque, è nel cuore stesso del colpevole. Questo dice il Signore. Fermatevi sulle strade e considerate e interrogate quale sia la buona e camminate per essa e troverete ristoro alle anime vostre. Ma hanno detto, noi non cammineremo. Ed egli ha risposto, se camminerete contro di me, anch'io procederò contro di voi e vi percuoterò 7 volte per i vostri peccati. E il grande peccato sociale oggi è la rivolta ideale e reale, l'apostasia insistente, proclamata e in qualche caso ostentata al divino benefattore. Tutto il mondo è malvagio, vittima del laicismo che rappresenta lo sforzo dell'uomo per fare a meno di Dio. La divinizzazione di capacità umane all'infuori della grazia ha fondato le speranze di molti nel miracolismo di nuovi orientamenti e di nuove idealità, alcune delle quali sarebbero davvero provvide se non si proclamassero come un nuovo Vangelo in sostituzione di quello ormai superato di nostro Gesù Cristo. Il mondo non l'ha conosciuto, è venuto nella sua proprietà e i suoi non l'hanno accolto. Giovanni capitolo 1 versetti 9 e 11. Questo mondo in ribellione è la città di Satana. Il regno della maledizione è venduto al peccato, ma Dio esiliato non è Dio spodestato e punisce misteriosamente e terribilmente. Per questo anche le angustie del presente sono l'apologia più impressionante del cristianesimo. Ma noi possiamo e dobbiamo contribuire a redimerci con un sacro rito di penitenza che concilia la misericordia e la giustizia. Anticipando l'opera di giustizia, propiziamo il Signore all'esercizio della misericordia. La penitenza è una riconciliazione. Dice San Paolo ai peccatori, nella prima lettera dei Corinzi, al capitolo 5, versetto 20. Io vi scongiuro in nome di Gesù, riconciliatevi con Dio. E la riconciliazione aggiunge all'affetto un'intimità e un bene ignorati da una perenne amicizia.
Sono i peccati vostri, dice il Signore, che hanno messo la divisione fra voi e me, Isaia, che separano gli uomini dal loro creatore, dalla fonte della vita e della felicità. Quindi si sentono oppressi e smarriti ed esclamano col salmista: le mie forze, oh mio Dio, mi hanno abbandonato. La luce dei miei occhi non è più con me. Guaritemi presto, oh Signore, perché ho peccato contro di voi. Chi è il penitente? Si chiede Sant'Agostino. E risponde: l'uomo irato contro di sé per ottenere perdono, che punisce se stesso e si condanna per non dannarsi, rendendo così possibile la reintegrazione dell'ordine e dell'onore divino nell'amicizia rinsaldata, nella concessione del perdono, che è la vendetta secondo il cuore di Dio. Perché innanzi ad un cuore contrito ed umiliato nell'espiazione, Dio non sa rifiutare un perdono invocato, e di fronte al mistero di iniquità che è in noi, sente che la sua misericordia può salvare il suo onore e la nostra felicità. Buon fine settimana a tutti!